Ok, vabbè, si riparte, dai. Allora, dunque, vi faccio notare due cose. La prima è che ho cambiato maglietta. È il motivo per cui, ci sono tre motivi per cui io ho cambiato maglietta. Il primo è che qui si suda come delle zecche. Il secondo è che volevo a tutti i costi, fin da quando sono entrato in questa sala, utilizzare in qualche modo quel paravento. E questo mi è sembrato uno dei modi più accettabili. E il terzo è che siccome si avvicina il momento dei consigli dello zio, allora io mi sono portato una maglietta con scritto dei consigli su come lavorare bene, che sono copiati da un'opera di Fishley & Wise. Poi ve li declamo tutti, comunque, insomma. E la seconda cosa che vi faccio notare è che qui c'è una lista delle cose che esistono. Qualcuno di voi ha studiato filosofia? Vabbè, comunque, insomma, se ricordate un po' la questione metafisica, ontologia, le cose che esistono, vabbè, insomma, lasciamo perdere quelle robe lì. Invece la contestazione che mi viene fatta via Twitter è: non è vero che il web è la realtà, lo dimostra l'elezione del Presidente della Repubblica. Non ho capito bene la correlazione. Comunque, quello che evidentemente la persona voleva dire, è cosa che prendo con gratitudine, perché appunto mi aspetto con confronto e contestazione, benvenuto, è che non è vero che il web ha un impatto sulla realtà, se ne può tranquillamente prescindere, e se ne prescinde di fatto in molti casi, perché le cose vanno in modo molto diverso. Allora, senza entrare nella questione politica che esula da quello di cui stiamo discutendo oggi, faccio una precisazione. Quando dico che il web è la realtà, ci credo in questa cosa qui, forse è più comprensibile quello che dico se dico che il web è nella realtà, o meglio, che il web è nella stessa lista delle cose che esistono rispetto ad altre cose. Ora, la lista delle cose che esistono, che è appunto l'ontologia, cioè fare una lista delle cose che esistono è un'operazione molto complicata, perché tutti mettiamo in questa lista delle cose diverse, no? Se compiliamo questa lista in due o tre persone verranno delle liste diverse. C'è qualcuno di voi che si vuole cimentare? Ci mettiamo qui sopra il nome, date le risposte sì, no, non lo so. Chi lo vuole fare? Volontari? Uno, due, poi? Tre posti ci sono, benissimo. Vuoi cominciare tu? Sì. Ti chiami? Ginestra. Ok. Allora, la burrata esiste? Hai tre risposte, eh? Sì, no, non lo so, sì. Ok, i fantasmi? Sì. Il numero 724? Sì. La morale? Ma non lo so. La provincia di Lecce? Sì. Il web? Sì. Il sale? Sì. Il 7 maggio 1945? Non lo so? No. Non esiste? No. Ok. L'abominevole uomo delle nevi? Non lo so. Dio? Non lo so. Questo foglio di carta? Sì. Babbo Natale? No. Grazie Ginestra. Tocca a Elisa. Vai. La burrata sì? I fantasmi? Il numero 624? Sì. La morale? Sì. La provincia di Lecce? Il web? Sì. Il sale? Sì. Il 7 maggio 1945? Sì. L'abominevole uomo delle nevi? Non lo so. Dio? Non lo so. Questo foglio di carta? Sì. Babbo Natale? No. No. C'era ancora un'altra persona laggiù. Nome? Paola. Paola urla che non ti sento. Sì. La burrata? Sì. I fantasmi? Non lo so. Il numero 724? Sì. La morale? Non lo so. La provincia di... Scusa, sì. Non lo so. La provincia di Lecce, sì. Il web? Sì. Il sale? Sì. Il 7 maggio 1945? Sì. L'abominevole uomo delle nevi? No. Dio? Scommetto di sì. Questo foglio di carta? Sì. Babbo Natale? No. No. Ok, va bene. Tra l'altro questo è un test... Questo è un ottimo test per trovare i filosofi. I filosofi sono quelli che mettono non lo so dappertutto. Ok, allora, vabbè, insomma, lo scopo di questo stupido test era dimostrare che anche prendendo tre persone a caso le liste sono diverse, no? Quindi, la lista delle cose che esistono non è a sua volta una delle cose che esiste. È ovvio, no? Cambia a seconda delle persone. Allora, quello che io intendevo dire è che secondo me in questa lista il web c'è dentro come c'è dentro la burrata. Su altre cose sospendo il giudizio, su questa secondo me è qui, è nello stesso campionato.
Cioè non sto dicendo che il web coincida con la realtà o che sia esteso come la realtà, non è come nel racconto di Borges della mappa dell'impero che è grande come l'impero, per cui i cortigiani della corte non riescono a disegnare la mappa perché essendo uno a uno per finirla dovrebbero costruirla grande come l'impero. Non è quello, è ovvio che non tutto quello che succede nella realtà succede nel web. Quello che volevo semplicemente dire è che non è in un'altra colonna, insomma. Cioè, il web è nella stessa lista in cui ci sono i gatti, eccetera. Va bene, allora, dunque, però non è, nonostante la maglietta, non è ancora il momento dei consigli dello zio, perché prima vi devo far vedere un altro PowerPoint, vi assicuro che sarò breve. Però insomma un minimo di descrizione di quello che faccio lo devo fare, no? Allora, aspetta, Cantello. Va bene, allora questo è un documento di sintesi, quindi c'è una selezione di cose, ovviamente, insomma non aspettatevi qualcosa di molto completo, non è questo il punto. Allora, questo è un documento preparato è un documento interno, quindi sto facendo vedere un documento interno, perché sono tutte cose che si possono dire ovviamente, ed è un documento che nella comunicazione del MART, lavorando con altre persone, si prepara per spiegare quello che facciamo al CDA, eccetera. E, la prima cosa che voglio farvi vedere è che il tipo di impostazione che ho scelto per preparare questo documento è quella di presentare gli obiettivi, discuterne e poi in fondo quasi come appendice presentare i dati. Questo perché non mi voglio mettere nella posizione di chi è giudicabile in base ai famosi mi piace su Facebook, no? Quindi sono io il primo a cercare di non finire in questo vicolo cieco, e se devo preparare una relazione, anche se mi vengono chiesti i dati, anche se mi vengono chiesti quanti numero di mi piace ci sono su Facebook, persino il nostro ministro della cultura ho scoperto pensa che è importante avere tanti mi piace su Facebook, temo quello che può succedere da questa affermazione. Questo non ci obbliga a presentare i dati in questo modo, possiamo metterli alla fine, no? Cioè, possiamo decidere che questi dati, che per fortuna ci sono misurabili, sono tracciabili, tutte queste belle cose, possono essere l'appendice, il corollario, la bibliografia, ecco, diamogli il posto della bibliografia, di un ragionamento che invece deve essere culturale. Cioè, nel momento in cui descriviamo la nostra attività, non siamo delle galline, insomma. Cioè, possono anche, qualcuno può anche chiederci semplicemente il numero di mi piace, presentiamo qualcos'altro, lo presentiamo in fondo dopo aver discusso e elaborato progetti culturali, dopo aver mostrato che facciamo cultura. E com'è che lo dimostriamo? Utilizzando al massimo quello di cui stiamo discutendo in questi giorni: analisi degli obiettivi, analisi dell'aderenza degli obiettivi alla realtà, misurazione dei risultati, descrizione dei processi che abbiamo attivato per raggiungere quei risultati, eccetera eccetera. Quindi io ho cominciato da una analisi di esplicitazione di alcuni obiettivi, ne ho selezionati tre ovviamente, ne abbiamo molto altri, alcuni sono confusi, altri li abbiamo elaborati e ce li siamo dimenticati per strada, altri li abbiamo decisi e ce ne siamo dimenticati, cioè, è ovvio che si va molto anche a tentativi, però alcuni li abbiamo chiari. E tra questi, mentre nel lavoro, nella insomma, fatica quotidiana del lavoro, alcuni si cerca di tenerli ben presente, e nel momento in cui si tirano i bilanci è da lì che si parte, no? Non dai dati. Aumentare e rendere più professionale, efficiente e ordinata la partecipazione dello staff alla comunicazione online. Ve lo dicevo, ci siamo strutturati, la direzione ci crede,
sono stati fatti degli investimenti, abbiamo chiesto anche aiuto a consulenti esterni, persone professionali che hanno delle competenze specifiche in alcuni settori, per cui ad esempio a un certo punto ci siamo resi conto che eravamo un po' deboli in tutta negli aspetti che riguardano l'ottimizzazione dei contenuti per i motori di ricerca, e siamo andati a chiedere aiuto a qualcuno che ci ha spiegato come organizzarli meglio. Se un domani, insomma, ci rendiamo conto che avremo bisogno di migliorare la qualità che ne so, dei nostri testi, dei testi che produciamo, potrebbe avere senso investire un po' di soldi per chiedere a qualcuno che sa fare benissimo questa cosa di spiegarci come possiamo migliorare la qualità dei nostri testi. Punto numero 2, aumentare i punti di accesso ai contenuti prodotti dal museo svincolandoli dai prerequisiti di conoscenze settoriali. Oddio, che roba pazzesca ho scritto, rileggendola mi viene la tremarella. Quello che, se avrei potuto dirla in modo più chiaro, quello che intendevo dire è che un mio cavallo di battaglia, Davide fischieranno le orecchie perché ripeto questa cosa sempre, ma lo faccio perché ci credo, è che uno dei motivi per cui il tipo di lavoro che facciamo ha valore è perché nel momento in cui le istituzioni rendono più facile raggiungere, usando il web, scoprire che esistono dei contenuti, perché esiste una pagina HTML da qualche parte con l'immagine di un'opera, perché il discorso fatto da un artista durante uno dei laboratori di cui parlavate esiste come file audio salvato da qualche parte, perché un'immagine che si riferisce ad un'attività, ad un'opera, è stata descritta in modo che qualcuno la possa ritrovare. Quando questo lavoro è stato fatto, le persone che possono trovare quei contenuti non sono più soltanto le persone che sanno come trovare quei contenuti. Lo spiego in un altro modo. Finché un museo ha, immaginiamo un museo che ha molte opere di, non lo so, ditemi qualcosa di complicato, di costruttivismo russo, no? E nel momento in cui ha un database molto ben descritto, sia dal punto di vista degli standard museali di descrizione degli database, sia dal punto di vista della conservazione, eccetera, e lo pubblica online, nel momento in cui queste opere sono descritte in modo pertinente, cioè in modo giusto, queste opere sono rintracciabili e ritrovabili dalle persone che saprebbero descrivere queste opere in modo giusto. Ci sta, no? Il ragionamento funziona? Cioè, se l'opera di Malevich è descritta come con le parole chiave, con la descrizione costruttivismo, Russia 1920, Malevich con l'apostrofo, eccetera, ovviamente le persone che possono trovarla sono le persone che sanno che esiste il costruttivismo, che sanno che Malevich era un pittore costruttivista, era, no, probabilmente mi sto sbagliando, era qualcos'altro, vabbè, figuraccia. Comunque, insomma, chi conosce già chi sa già descrivere quel contenuto nel modo giusto lo trova, no? Però siccome nel nostro statuto sta scritto che noi dobbiamo diffondere la cultura, allora la nostra missione non è solo descrivere gli oggetti nel modo giusto, ma è anche descriverle in modo ingenuo, perché nel momento in cui le descriviamo in modo ingenuo le rendiamo ritrovabili da persone che dispongono soltanto di strumenti ingenui, no? Quindi nel momento in cui qualcuno si prende la briga di descrivere quest'opera con la parola contadino, perché c'è rappresentato un contadino, quello che succede è che chi scrive contadino su Google lo trova. Allora, è questo il punto che è tanto difficile affrontare. Fare lavoro perché qualcuno scriva su queste opere contadino, rosso, campo, inserire queste parole banali e ingenue non è una cosa che ha senso perché è di moda taggare le cose. Non è questo il punto. Lo si fa perché, siccome siamo delle istituzioni pubbliche e siamo pagati dalla collettività per una serie di motivi, e tra questi c'è la promozione della cultura, è nostro dovere fare in modo che le persone che non dispongono di strumenti intellettualmente sofisticati per sapere dell'esistenza di queste opere le trovino. E grazie al cielo possiamo farlo
in alcuni modi, uno di dei più potenti è questo, descriverle in modo che possano essere trovate da persone che non dispongono di conoscenze adatte per trovare invece le descrizioni giuste. 3. Costruire relazioni di qualità con il pubblico online. Ne abbiamo parlato fino a un attimo fa, su questo non mi dilungo. Poi ci sono i dati e poi ci sono dei suggerimenti per il futuro. Allora, di questo ne ho parlato. Noi abbiamo una serie di persone che, pur non facendo parte del settore comunicazione, partecipano attivamente alla comunicazione web, perché hanno acquisito degli strumenti che nella normalità del loro lavoro rendono possibile comunicare sul web. Vi ho fatto l'esempio dell'archivista e della persona che lavora all'archivio fotografico. Questa cosa ovviamente vale anche per chi lavora sulle mostre. Esiste la possibilità sul web di pubblicare immagini in modo veloce, efficiente, coordinato e in contesti condivisibili. Penso ad esempio a Pinterest, che è una rete sociale che permette di pubblicare delle bacheche di immagini e di gestirle in condivisione con altre persone. E basta pensarci un secondo, fare la fatica di 5 minuti per iscriversi e si ha a disposizione uno strumento curatoriale. Che cos'è una bacheca di immagini condivisa se non uno strumento curatoriale? No, è esattamente uno strumento curatoriale, cioè avere la possibilità. Scordiamoci un attimo il fatto che è tecnologia e che è web. Esiste una cosa dove delle persone possono mettere delle immagini e discuterne insieme. È uno strumento curatoriale, no? Quindi si può usare. Magari ad esempio per pianificare una mostra, oppure per far vedere dei contenuti a delle persone che potrebbero essere interessate a finanziare quella mostra. Va bene, vado avanti. Una persona nel nostro archivio del Novecento carica delle immagini che riguardano i contenuti delle mostre, di una mostra, in questo momento in particolare della mostra Progetto Cibo, e che riguardano i contenuti dei fondi d'archivio. Cioè, abbiamo una mostra sul design del cibo. Questa persona cerca negli archivi oggetti che riguardano questi argomenti. Questa ad esempio è una cartolina fatta di ostia serigrafata al cioccolato, una cosa assurda, ma ci sono foto ad esempio di Filippo Tommaso Marinetti che mangia, cose di questo tipo, e carica dei documenti che hanno a che fare con i temi della mostra in un contenitore di immagini, come in questo caso Tumblr, e che è stato scelto per un motivo, perché è molto adatto ad un pubblico, diciamo, di nicchia. Cioè è un tipo di area del web che va molto bene per dei pubblici molto ben identificati e molto, molto orgogliosi, i marchettari dicono verticali, cioè sono loro, molto identificati. E la cosa devo dire che è funzionata bene. Ad esempio, quando il nostro archivio ha pubblicato l'immagine di un tovagliolo d'artista, sapete come esistono i libri d'artista, esistono anche i tovaglioli d'artista, l'ho scoperto vedendo un tovagliolo d'artista, è un tovagliolo con una poesia scritta sopra. C'è stato un commento dell'artista che negli anni 60-70, penso, aveva creato questo oggetto. Mi sembra una cosa molto bella, no? Pubblicare sul web un documento d'archivio di una cosa che pochi conoscono e avere un commento dall'artista 40 anni dopo. Questo ve l'ho detto, il nostro archivio fotografico gira oppure riceve, magari da altre persone che li girano in modo più professionale o in modo ancora peggiore. Io non sono capace di girare immagini. Ciò non toglie che ogni tanto ci provo, no? E quindi quello che riesco a fare lo passo all'archivio fotografico che sistema qualcosa e poi lo carica. Beh, allora a questo punto facciamo una mini pausa, vi faccio vedere un paio di video. Ve li faccio vedere perché ci tengo a farvi vedere che alcuni sono belli e che alcuni sono brutti. Che non tutti hanno la stessa qualità, cosa che mi piace molto, perché il fatto che ci siano delle cose fatte bene. Allora, un conto è tendere sempre alla qualità,
è ovvio, bisogna tendere alla qualità, bisogna diventare sempre più bravi, bisogna essere professionali, bisogna essere sempre più professionali. Un conto è avere la pretesa che non può uscire nulla se non è a un livello eccellente di professionalità. Questa mi sembra una gabbia intollerabile, cioè impedirsi di fare delle cose perché non si è in grado di essere perfetti non è efficiente. Il perfezionismo non è efficienza, il perfezionismo non risolve i problemi. Ci sono alcune cose che si possono fare anche se si arriva a 70, 80. Ho capito che l'obiettivo è arrivare a 100, però non si può arrivare a 100 su tutto. E avere perpetuare l'illusione di poter arrivare a 100 su tutto è il modo più sicuro per arrivare a 30 su tutto. Quindi sul nostro canale YouTube vedrete dei video fatti molto bene e altri fatti un po' così. E però ci sono, insomma, passano gli artisti che sono in mostra, vengono a vedere le loro opere, lo sappiamo il giorno stesso. Andiamo lì con la telecamera, gli facciamo un'intervista, la montiamo come possiamo, cerchiamo di farla, di arrivare appunto a 50, 60, 70 e poi la lasciamo andare, insomma, senza paura. Ed è un so perché, può funzionare, può essere così. Allora vi faccio vedere, non questo, ma neanche questo, ma sì, questo. Allora, progetto Cibo, mostra sul design del cibo. Abbiamo chiesto a chi volesse farlo di copiare le ricette fatte dagli chef che abbiamo chiamato a cucinare in mostra. Abbiamo fatto questi eventi che si chiamano Mark Cooking, dove ci sono gli chef che cucinano in mostra, oppure semplicemente a cucinare usando gli ingredienti. E una persona l'ha fatto. Sì, forse potevamo sperare in qualcosa di più, però che ci faccio con questa cosa? Ah sì, certo, grazie. Va bene, allora questa è una ragazza che ha preso sul serio questa cosa e ha fatto una ricetta. You're the one I miss, and I keep on working. I can see that the trees are calling back the leaves. Sunday was a sharing day, but I keep on working. Vabbè, insomma, questo è il famoso contenuto generato dagli utenti, no? Poi vi faccio vedere anche lei se lo merita, dai. Poi ovviamente si mangia la sua cosa. Ma secondo me è anche carina qualitativamente questa cosa qui, però non è quello che conta, cioè anche se non lo fosse, non è esattamente quello che avevo detto, non è una cosa fatta da noi. Adesso vi faccio vedere anche le cose fatte da noi che sono così così. Cioè anche se queste cose non hanno un livello di qualitativo eccellente, non conta, perché non è questo il punto. Il punto è buttare fuori i contenuti. È una posizione molto attaccabile, me ne rendo conto, e mi interrogo anch'io su questa cosa qui. E cerco di capire dov'è il limite tra quello che è giustificato e quello che invece non va bene, che è sciatto. Ritorno sempre sul punto iniziale: a un certo punto bisogna fare una scelta. Per me la scelta è, piuttosto che non fare le cose, ci si butta, insomma. Ciò non toglie che ci possono essere anche prodotti di grande qualità, come ad esempio questo qui. Che abbiamo chiamato a fare un intervento sulle pareti della mostra che sostituiscono le didascalie, cioè invece delle didascalie ci sono queste cose a pareti. Ci sono anche delle piccole didascalie vicino agli oggetti, però questo è più bello.
l'unghetto, vi faccio vedere la fine che è particolarmente bella. Aspetta, eh. Va bene, come vedete sto cercando di evitare il momento in cui vi farò vedere il famoso video fatto da noi ed è così così, ma non vi preoccupate, arriverà. Ok, vai. Questo è integralmente produzione propria. Dovrebbe esserci l'audio. Il suono che stiamo sentendo nasce da una... il suono che stiamo sentendo nasce da una serie di registrazioni che ho fatto all'interno di questa stanza e più precisamente ho cercato di fare un calco sonoro di alcune statue della Gipsoteca Malfatti. In pratica ho inserito un microfono all'interno della statua, perché essendo dei gessi sono cavi nell'interno, ho inserito un microfono all'interno e ho registrato la risonanza di questo interno della statua in rapporto con l'esterno, cioè con la stanza in cui si trovano. In pratica ho trovato la frequenza di risonanza, il rapporto di risonanza tra i due negativi della statua. Quindi, in qualche modo si può dire che ho fatto un calco acustico di queste statue. L'idea è quella di utilizzare proprio il mezzo, il medium utilizzato per registrare, per trovare questi suoni e utilizzarlo anche come fonte sonora. Quindi ho invertito il processo e questi quattro microfoni che sono stati utilizzati per registrare le statue sono stati modificati e utilizzati ora per diffondere i suoni. Quindi i suoni escono esattamente da questi microfoni. Allora, è chiaro insomma che volendo si possono trovare tutti gli effetti di questo mondo. All'inizio c'è un momento un po' troppo lungo, si poteva tagliare prima, no? L'inizio. I movimenti di camera non sono magari fluidissimi. Però insomma è una cosa interessante, no? Un artista che parla della sua opera. L'altro che vi faccio vedere è... No, questo è per la parte sullo zio. Le invasioni digitali. Allora... I digitali sapete cosa sono ovviamente, ne abbiamo fatta anche noi una e mentre gli invasori digitali erano al BART, io sono andato in giro con la telecamera e li ho infastiditi, diciamo. Come vanno le invasioni? Stanno andando molto bene, ho fotografato un sacco, twittato ancora di più e ci stiamo divertendo un sacco e liberiamo la cultura. Invasore? Sì. Posso fare l'invadente e chiederle come va l'invasione? Ah, sta andando benissimo, benissimo. Era mai stato a Mars? È la seconda volta, ero stato tanti anni fa e bella scoperta. Scusate l'invadenza, posso chiedere come va l'invasione? Ah, perfettamente. Una manifestazione bellissima. Noi ci siamo fatti la strada da Trento fino a Rovereto per invadere il Mars. Ce l'abbiamo fatta e siamo felici. In bicicletta.
è piaciuta l'invasione? Molto. Cosa le è piaciuto in particolare? La possibilità che si dà anche, per esempio, mia figlia, che è una ragazza di 13 anni, di poter assistere a queste opere d'arte. Mi scusi, l'invadenza, le è piaciuta l'invasione? Sì, 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 divertente. Insomma, allora per ricapitolare, quello che sto dicendo non è che ci si deve accontentare, non sto dicendo questo, sto dicendo che siccome non è nella natura delle cose, non è pensabile che riusciamo a fare tutto perfettamente, sulle cose che non riusciamo a fare perfettamente, ma che comunque possiamo fare, secondo me vale la pena provare a buttare fuori qualcosa e vedere cosa succede, anche appunto se si arriva solo fino a un certo punto. Delle bacheche condivise su Pinterest vi ho detto, vedete lì c'è scritto Secret Board e quindi ve la faccio vedere solo per un istante. Anche di questo vi ho parlato, le ricerche da parte di utenti ingenui, quindi vado avanti. Ecco, un'altra cosa che vi voglio dire è che se è giusto che ci siano, sia possibile, sia più facile trovare contenuti di qualità, se è giusto che noi lavoriamo perché sia facile trovare contenuti di qualità sul web, un altro modo in cui ci si può riuscire è diffonderne tanti, cioè un discorso quantitativo, buttare fuori tanti dati aumenta la possibilità che questi contenuti, che sono i contenuti di qualità dei nostri musei, delle nostre case editrici, eccetera, eccetera, siano ritrovabili. Quindi il lavoro necessario per fare in modo che ci siano tanti contenuti è giustificato perché aumenta la possibilità che si arrivi a quei contenuti. Un altro modo in cui si può rendere più facile trovare questi contenuti e descriverli bene, ne ho parlato prima a proposito delle immagini, la stessa cosa vale per i video, no? Quando i video si caricano su YouTube o Vimeo o quello che è possibile, appunto magari facendo delle formazioni ad hoc, imparare a descriverli in modo che siano facili da essere rintracciati. Anche qui c'è una differenza tra la qualità delle descrizioni, se il criterio è la fedeltà filologica rispetto all'oggetto, e la qualità delle descrizioni, se il criterio è la ritrovabilità sul web. Sono due criteri molto, molto distinti. Un modo semplice per distinguerli è che quando le cose sono scritte bene, in modo gradevole e semplice, e magari anche intrigante, allora probabilmente chi ha fatto questo lavoro ha fatto un buon lavoro per descrivere in modo appropriato i contenuti. Poi c'è anche chi descrive in modo inappropriato i contenuti e usa i paroloni, ma di questi prescindiamo. Quando i contenuti sono descritti in modo ridondante, con delle parole un po' standard, un po' pop, tra virgolette, è un po' cosa che rende un po' faticosa la lettura, probabilmente quelli sono contenuti scritti in quel modo per essere ritrovati, non per essere letti, ma per essere ritrovati sui motori di ricerca. È una cosa che dà i nervi, no? Avete presente tutti quei comunicati stampa finti che girano sul web in cui ci sono tre volte il numero del museo, il nome del museo. Questi sono contenuti che non sono fatti per essere letti, sono contenuti che sono fatti per fregare i motori di ricerca ed essere più ritrovati. A me non piace questa cosa qui, si spera che il web vada in una direzione diversa, finché non cambia può avere senso investire delle risorse per cercare di scrivere i contenuti in modo che siano più facili da ritrovare. Due cose velocemente su Facebook, Twitter, eccetera, qui sono semplicemente una lista di cose che facciamo, ad esempio su Facebook se qualcuno ci fa una domanda rispondiamo.
il famoso engagement, no? Quindi se qualcuno delle aziende con cui lavoriamo ci chiede una cosa, gli rispondiamo subito, entro la prima ora. Se creiamo dei contenuti che riguardano, ad esempio, eventi che svolgono al museo, questo può coinvolgere gli artisti che partecipano a questi eventi. Quindi creare i famosi eventi che si fa l'evento su Facebook, 170 persone dicono che partecipo, poi ne partecipa una. Ecco, il web è scollegato dalla realtà, il web non impatta. Sì, ho capito, va bene, il web non impatta la realtà. Però intanto in quell'evento l'evento che riguarda le cartoline d'artista, c'è l'artista che l'ha creata che scrive: che bello non poterci essere, ne parlo anche con il mio amico. Ognuno prende le decisioni che vuole, secondo me questa è la realtà e io vado avanti con questa convinzione. Questo video ve l'ho fatto vedere. Cos'altro c'è? Twitter, ah sì, gli eventi generano conversazioni. Quando si fanno le dirette, quando si parla delle cose che succedono al museo su Twitter, questa cosa ha senso anche perché poi ci sono delle persone che rispondono, no? Non è una cosa da autistici, non è che spieghiamo le battute, non è che diciamo, facciamo una cosa e poi sul web diciamo anche che facciamo quella cosa. Non è una duplicazione in un mondo finto della realtà, c'è un senso. Quella discussione lì crea delle relazioni. L'altro giorno abbiamo fatto uno degli eventi con questi chef che vengono a cucinare nel museo. In un lancio ho scritto, condensato la ricetta per fare il risotto alla milanese secondo questo chef. C'è uno che mi chiede perché non ci va il midollo e lo chef risponde. È una cosa piuttosto scema. Ci sono altre conversazioni che avrei potuto scegliere su contenuti più di qualità. Ho scelto questa perché ci tenevo a far vedere che quello che importa, quello che mi importa, è la qualità della relazione, non tanto quello di cui si parla, non il contenuto, non la sostanza culturale di cui si parla. È ovvio che quella è interessante. Quello che forse non è ovvio è che questa cosa è preziosa, cioè il fatto che ci sia una persona che si prende la briga di chiedere allo chef che è nelle sale del museo e sta cucinando nel museo perché mai non metta il midollo, e il fatto che una persona del museo prenda questa domanda, la riporti allo chef, ottenga una risposta e la rimandi, e questa persona scriva: il Marte è proprio il mio museo preferito, secondo me questa è una cosa preziosa. E il fatto che si stia parlando di osso buco e non di costruttivismo non è che c'entra poi così tanto. E non sto in questo modo sminuendo il valore del museo come selezionatore di contenuti di qualità. No, non ci sto a questo discorso. Se l'obiezione che mi viene fatta è: fare queste cose significa abdicare al ruolo pubblico e politico del museo di dare la rotta e distinguere tra i contenuti di qualità e i contenuti non di qualità, e a questo discorso io non ci sto. Facendo queste cose non stiamo tradendo quel ruolo, lo facciamo lo stesso, quella cosa lì la facciamo lo stesso, e in più facciamo anche questo: creiamo delle relazioni con il pubblico che vuole passare del tempo di qualità e fare delle esperienze di qualità al museo. Questa forse è una cosa veramente troppo ovvia. I contenuti del web sono rilanciati in autonomia del pubblico. Se parli delle cose che succedono, se diffondi materiale, contenuti sul web e ci sei nei luoghi dove si parla di te, poi invece che subire la comunicazione, se la gestisci in prima persona, prima o poi succederà che delle persone fanno del lavoro per te, cioè le persone che si fidano, a cui piace quello che fai sul web, cominciano a fare del lavoro per te, ma sono sicuro che questo lo sapete. In molti contesti, uno di questi ad esempio Instagram, quando questo succede ci sono delle persone che fanno questo, cioè creare autonomamente dei contenuti che ti riguardano in modo positivo, su dei target che non potresti raggiungere. Ad esempio, questi sono dei commenti in russo, noi non lo sappiamo in russo. Il fatto che lo facciano gli utenti, potendo fotografare, potendo avere accesso alla nostra comunicazione, significa che ci sono delle persone
che fanno promozione gratis per il museo. Gratis, sostenendo loro i costi che noi non saremmo in grado di sostenere. Ho quasi finito su questa cosa. Vado avanti, delle invasioni digitali vi ho parlato, i dati, se volete ve ne parlo, ma insomma, non mi sembra che siano così importanti, li potete vedere appunto su Museum Analytics. No, va bene, dai, io farei così, a questo punto, se ci sono domande, mi fermo, rispondo alle domande e poi si passa ai consigli dello zio. Ok? Sì. Se per ogni pubblico utilizzate una comunicazione diversa, oppure diciamo, quanto andate poi nel dettaglio a definire strategie diverse di comunicazione a seconda del pubblico? Beh sì, sono molto faticoso, però ho fatto. Lo sforzo che facciamo in questo senso riguarda soprattutto una comunicazione coinvolta alla membership, gli amici del museo. Ci sono delle persone che si occupano di membership e che ovviamente con loro, gli amici del museo, le persone che pagano 20 euro all'anno hanno una tesserina e possono entrare gratis al museo, o quelli che pagano 1000 euro all'anno e possono fare il consiglio di amministrazione nelle sale del museo, avere la visita guidata gratuita il giorno prima dell'inaugurazione, cioè tutta la gamma dallo studente all'azienda di possibili rapporti privilegiati col museo. E che non dipende dal contenuto, da quanto costa la membership, ma dipende dal fatto che uno vuole avere un rapporto privilegiato col museo. Allora, se uno studente vuole venire al museo spesso, noi gli proponiamo di fare la tessera amico del museo studente e pagando 35, mi sembra, 40 euro all'anno, puoi venire tutto l'anno al museo, no? Se invece vuoi appunto sei un industriale, imprenditore e vuoi usare il museo per organizzarci il consiglio di amministrazione della tua azienda, è ovvio che ti facciamo pagare molto di più, ti diamo un altro tipo di servizio. Però tutte queste persone hanno in comune il fatto che sono in un certo senso dei benefattori nei confronti del museo, no? Sì, ottengono dei servizi, però ti danno i soldi subito a inizio anno, quindi sono delle persone che fanno un investimento nei tuoi confronti. Quindi, per rispondere alla tua domanda, questo è già un pubblico che richiede un tipo di attenzione, di linguaggio che deve essere necessariamente molto rispettoso, molto ben fatto. Cioè, chi ti ha dato dei soldi a inizio anno perché vuole avere un rapporto privilegiato con te ha fatto un investimento sul museo e quindi va trattato bene, no? Individuare questo tipo di pubblico e dedicare a loro una particolare attenzione è un modo per segmentare il pubblico e trovare il linguaggio giusto. Per la newsletter vale forse un discorso di questo tipo, dello stesso tipo. Ci sono degli strumenti che si possono usare per capire chi legge di più, chi legge spesso i tuoi messaggi e chi non li legge. C'è un lavoro di manutenzione che si può fare sulle liste delle newsletter e questo tipo di indicazione è preziosa, cioè chi legge sempre i tuoi messaggi ha un rapporto di grande attesa nei confronti del museo, quindi forse sono persone con le quali si può comunicare in un modo che da un lato più forse può essere anche più informale perché te lo puoi permettere, però deve essere anche molto rispettoso. Certo, poi si possono fare anche tutti i discorsi sulle fasce d'età, sul luogo dove stanno. Quello che mi premeva dirti è che secondo me è importante anche cercare di essere molto di trovare il tono giusto, che dia il senso anche di gratitudine con le persone che hanno fatto qualcosa per il museo, no? E poi modi per rilevarlo ci sono, alcuni. Una domanda a questo proposito. Proprio in virtù del rapporto che si genera con i pubblici, alla fine di un anno redigete un bilancio sociale per comunicare
sì. Tutte le cose che sono state fatte in favore dei vostri stakeholders. Sì, il rapporto 2012 è anche quella cosa lì. Non è un vero e proprio bilancio sociale, però ci sono molti elementi che riguardano questo. Sì, uno dei motivi per cui si è fatta questa cosa qui è rispondere a questa esigenza. Prima non si faceva. Il primo report dell'anno che abbiamo fatto è stato quest'anno sul 2012, prima non lo facevamo. Sì, certo, se lo attendono gli sponsor, le istituzioni, chi guarda il museo con delle aspettative, dà valore a uno strumento di questo tipo. Poi come farlo, cioè decidere come farlo non è così semplice, no? Si può scegliere la strada del bilancio sociale, io non mi occupo direttamente di queste cose qui, però ovviamente ho partecipato alla discussione per produrre questa cosa qui. Si può prendere una strada molto orientata sulla visualizzazione grafica dei dati, oppure prendere una strada più convenzionale, tra virgolette, ed essere molto, non dico burocratici, però molto seri. Anche questo può avere senso per essere più legittimati, però poi alla fine quello che conta è produrlo. Penso che sia giusto che un museo si doti di uno strumento di questo tipo a fine anno e che lo dia appunto agli stakeholders. Ok, va bene, allora si parte con i consigli dello zio. Mi serve di nuovo l'audio. Shushana, come back to my Chinatown. I sing for you, Shushana. I show memories clown. Shushana. Ok, come allora. Back to my old Chinatown. I sing for you, Shushana. My Chinatown. Guardando l'occhio si vede Shanghai, in fondo ai viali di Vienna. E la sua strada ma si accende. Mi sono segnato qua i consigli dello zio, sperando che vi possano essere utili, forse troppo alto, sì, così meglio, ok? Un po' di cabaret. Dunque, cominciamo dagli errori, dalla frase di Erickson che vi ho fatto vedere prima sulla paura del fallimento e sul... Volevo girarla in un altro modo. Secondo me è molto importante ammettere gli errori. Cioè, ecco, ce l'ho scritto anche qui, è uno dei punti di questi, no? Dov'è? In fondo? 7? Ok, allora provare a fare qualcosa con il rischio di fallire, fare un errore e ammettere l'errore, secondo me è una forma di apprendimento. Anzi, mi spingerei a dire che forse è quasi l'unica forma di apprendimento. Adesso non sono qui a fare il pedagogo, no? E non è questo che dobbiamo fare. Stiamo parlando di una cosa specifica, non vorrei allargarmi troppo. Quello che semplicemente volevo consigliarvi era di fare una riflessione sul fatto che il processo di tentativo, fallimento, errore, ammissione dell'errore è il processo normale dell'apprendimento. Io l'ho imparato a mie spese, non ce ne sono molti altri. Cioè, imparare è questa cosa qui: si parte da una cosa che si sa, si prova a farne una nuova, si sbaglia, si capisce l'errore e poi si riprova, no? Quando si impara una nuova lingua, finché non si sanno nuove parole, nuove costruzioni grammaticali, si usano quelle precedenti. Ti trovi costretto a dire una cosa che non sai dire, o ti fermi e non parli, come a scuola, no? A scuola si imparano le lingue, si impara a non parlare le lingue. E poi invece quando finisci la scuola, finalmente sei libero da questa cosa qui, impari a parlare le lingue. E il modo in cui impari è che a un certo punto arriva un momento in cui devi dire una cosa che non sai. Appunto, o stai zitto oppure provi a dirla utilizzando le parole che sai. Che è un po' come quando sei bambini, no? E una volta che l'hai fatta e hai sbagliato, hai usato le parole sbagliate, c'è qualcuno che ti corregge e ti dice: vai, tutta questa cosa qui per cui hai fatto questo giro pazzesco, in realtà potevi dirla con questa parola nuova che non sapevi e adesso la sai.
Per cui, insomma, se fare errori è il modo normale di apprendere, insomma, lo si può fare anche, cioè lo si fa sempre, lo si fa continuamente, si sbaglia, si fanno errori, si va avanti e amen, insomma. Non vorrei fare troppo lo zio, volevo semplicemente darvi un contributo di buon senso rispetto a questa cosa degli errori. Il secondo consiglio dello zio che voglio darvi è quello di cercare di essere molto orientati agli obiettivi. Anche questo è un tipo di fraseologia molto a rischio, meeting di management lombardo, però non so cosa farci. La frase che ho trovato è questa, anzi no, so cosa farci, ho trovato un proverbio cinese, eccola qua. Gli voli in bocca, deve aspettare tanto tanto tempo. Sono tutti esempi che ho copiato da un sito web che si chiama TextFugu. Insomma, è una cosa che mi piace. Insomma, se l'obiettivo è mangiare, non so, si può perdere tempo a aspettare che l'anatra rossa ti voli in bocca, no? Molto spesso nelle istituzioni pubbliche prevalgono atteggiamenti non orientati all'obiettivo. Ad esempio, un esempio di lavoro non orientato all'obiettivo è il lavoro che giustifica il proprio successo con l'adempimento di una procedura molto limitata, no? Bisogna preparare una sala per un evento, no? Ok, e io il mio compito è fare in modo che i microfoni funzionino. Allora, quello che faccio è controllare che i microfoni ci siano, che la corrente ci sia, che i microfoni siano al punto giusto, faccio un test e ho finito. E poi, mentre sto andando via, mi accorgo che manca il mixer. Per cui anche se tutto il resto funziona, in realtà il giorno del domani, quando ci sarà l'evento, ci sarà un problema, perché senza il mix non si riesce a far funzionare il resto. Magari sto dicendo una stupidaggine, sto facendo un esempio, diciamo che manca un elemento fondamentale, però supponiamo che non sia esattamente la mia responsabilità trovare quel mixer, perché magari c'è stato un litigio in passato, c'è stato un conflitto nell'attribuzione delle mansioni e a un certo punto si è deciso molto chiaramente che non era mia responsabilità trovare il mixer, era responsabilità del signor Beppino. Il signor Beppino ha fatto uno sbaglio e non ha preparato il mixer. Allora, il comportamento non orientato all'obiettivo è quello di andare via e non dico di essere contenti che il signor Beppino farà una figuraccia, magari succede anche questo, però di sentirsi sicuri perché si è fatti la propria parte, no? Il comportamento orientato all'obiettivo è quello di sentirsi responsabili della buona riuscita dell'evento e di andare a procurare questo benedetto mixer che di sicuro sai dov'è, anche se non era la tua precisa responsabilità. Allora, nelle istituzioni pubbliche succede spesso che è ovvio che dovrebbe essere così, cioè non serve appellarsi alla coscienza o alla morale o... Cioè, è ovvio che è meglio il comportamento responsabile, no? È quello che ci attenderemo anche dagli altri. Però molto spesso succede che invece prolifera il tipo di atteggiamento e io la mia parte l'ho fatta. Oppure io il documento che diceva quello che si doveva fare l'ho spedito 4 mesi fa. Era compito tuo salvarlo, eccetera, eccetera. Anche a me capita spesso di comportarmi così, peraltro. Allora,
non lo so, oppure ho delle ipotesi sul perché questo tipo di comportamenti sia così frequente nelle istituzioni pubbliche, ma anche, non siamo qui a, come direbbe Bersani, a fare psicologia, l'esempio non mi viene, l'esempio con l'animale non mi viene, siamo qui a cercare delle soluzioni. La semplice soluzione che vi sottopongo, è che quello che cerco di fare io, è che quando si identifica questo tipo di situazione, anche se senza farsi le paranoie mentali sul perché succede, scappatene. Cioè, se avete la prontezza di spirito, l'agilità mentale di identificare questo tipo di comportamento, andate via, cioè non stateci sotto, troncate un po' i rapporti, non dico troncate i rapporti, però cercate di non essere almeno complici nel chiacchiericcio con chi fa così, comportatevi in un altro modo, cercate insomma di evadere un po', perché poi è una catena, no? che si perpetua, quindi nel momento in cui le identificate, scappate. Va bene, terzo consiglio dello zio: individuare e usare gli strumenti giusti. Allora, ecco, sì, questa è un'altra cosa che può fregare abbastanza, no? L'uso di strumenti sbagliati, ad esempio dover lavorare ad una mostra o a qualcosa che riguarda le immagini, un libro, ecco, non esageriamo con le mostre in musei, dover produrre un documento con delle immagini e aprire un documento Word, prendere 30 TIFF da 32 mega l'uno, metterli dentro il documento di Word e poi stampare il documento, inchiodando la stampante, il computer, finendo il toner, eccetera. Oppure stampare un documento di 328 pagine senza aver controllato prima quante pagine sono. Oppure appunto usare l'email per discutere con delle persone, per fare delle modifiche con delle persone ad un documento. C'è un documento che bisogna scrivere, uno ha fatto una bozza, io ho fatto una bozza, la mando a Elisa e le chiedo: me la controlli per favore, fai le tue correzioni? Poi mi viene in mente, caspita, non la deve controllare soltanto Elisa, la deve controllare anche Ginestra. E la mando anche a lei. Poi lei mi manda la sua versione corretta e lei mi manda la sua e io non riesco più a metterle insieme. Oppure le mando, allora la volta dopo le mando tutte e due insieme, dopo aver passato la notte a controllare le correzioni. E gli dico, stavolta però lavorate sullo stesso documento, vi trovate insieme e fate le vostre correzioni insieme. E voi vi trovate a fare le correzioni, però tu vuoi fare le correzioni con le revisioni di Word perché hai imparato a usarle, tu no perché non hai imparato a usarle, quindi le evidenzi col viola. E fate tutte le correzioni in base ad un vostro criterio, che è quello di chi fa le correzioni e magari meno ne potrebbe fare. Insomma, è inutile che vada avanti, non si può lavorare insieme sulla revisione di un documento mandandosi documenti per mail, perché le versioni vanno fuori sincrono, perché la mail non va bene per questo, non è uno strumento adatto, no? Si possono fare le cose in un altro modo, si può usare uno strumento di condivisione dei documenti sul web in cui esiste un unico documento e chi lo modifica agisce ovviamente con criterio sullo stesso documento, ma documento mantenendolo sempre sincronizzato. Non vado avanti con gli esempi, avete capito il punto, no? Per abitudine, perché poi alla fine è una questione di abitudine, capita spesso che si usano gli strumenti sbagliati e a un certo punto è meglio interrompere, no? Si fa una bella litigata con chi usa quelli sbagliati e pian piano si comincia a usare quelli giusti. Ok, vi avevo parlato di un giochino crudele? Sì, il giochino crudele è adesso, perché il prossimo consiglio dello zio, vi prometto che sta per finire, è parlare chiaro e semplice. Allora, qui nessuno si sente offeso, come diceva la canzone, vi propongo di dire delle cose evitando delle parole, però prima di farvi vedere le parole vi voglio dire che non è che vi sto proponendo di evitare queste parole perché ci sia qualcosa che non va in queste parole. Alcune personalmente io le trovo insopportabili, ma è una mia paranoia, altre invece sono parole normalissime. Il motivo per cui vi sto chiedendo questo esercizio, cioè provare a
a dire che cosa fate evitando di usare certe parole, è perché secondo me uno dei modi per parlare chiaro e semplice è evitare di usare le frasi fatte, cioè le parole che ci vengono per prime sotto mano. Non per essere cattivi con noi stessi, non per imporci troppi sforzi, ma perché la parola a portata di mano è molto spesso ci frega. Facciamo l'esempio del territorio, no? Allora, il fatto che sia così a portata di mano questa parola, oltre a essere facile, ha un costo, cioè il fatto di usare tanto la parola territorio ha un costo nascosto, e il costo nascosto è che non usiamo una terminologia più precisa, cioè dire io voglio creare un progetto che sia a favore del territorio, a servizio del territorio, oltre a essere un po' banale, beh, chi se ne frega della banalità, non siamo qui a fare l'Accademia della Crusca, se diciamo sempre sta roba, ci impediamo di essere più precisi, ci impediamo di dire, ad esempio, io vorrei realizzare un progetto a servizio dei disoccupati tra i 30 e i 40 anni che vivono nella parte sud della mia città. Adesso ho esagerato, però capite cosa voglio dire? Cioè l'abitudine, le parole abusate ci fregano perché ci fanno sembrare che va tutto bene e ci impediscono di fare uno sforzo di chiarimento dei famosi obiettivi. Ok, allora chi vuole provare a dire che cosa fa senza usare le parole? Io sto qui a lato e col pennarello, perché cioè, non è che dovete guardarle continuamente, vi lascio 5 minuti per guardarle, poi vi mettete spalle alle parole e ogni volta che ne imbroccate una faccio, no? Ok, allora ve le recito intanto che le mandate a memoria: territorio, attività, progetto, punto di riferimento, valori, rete, logiche, realtà, culturale, promozione, contaminazione, mappa, partecipazione. Ripeto, non c'è qualcosa nelle parole che non va. Alcune di queste parole sono molto belle, partecipazione è ovviamente una parola molto bella, per non parlare di mappa. Altre sono belle in sé, è l'uso automatico e distorto che se ne fa che comincia a diventare un po' insopportabile. Ad esempio l'uso di realtà per definire un'associazione, io personalmente lo trovo insopportabile, ma queste sono paranoie mie. Chi si sottopone a questa cosa, al giochino crudele, come l'ho definito? Non fatemelo fare a me, eh? Magari si può provare non a parlare delle cose che fate voi, che ovviamente potrebbe essere un po' imbarazzante, si potrebbe pensare di farlo immaginando qualcosa, cioè provare a descrivere una cosa che vi piacerebbe fare, anche magari totalmente irrealizzabile, il sogno nel cassetto, oppure potreste provare a descrivere qualcosa di esistente che esiste da un'altra parte che vi piace. Un progetto, per usarne una, che mi piace particolarmente, chi si sottoparà a questa cosa qui? È ovvio che vi influenzerà un sacco, cioè non riuscirete a evitare tutte. Lo slam, no, qualche porta la beccate. Secondo me ha un valore. Come esercizio mentale, come ginnastica mentale, provare a non usarle, cioè il valore di provare a non usarle è il valore di cercare di attivare la testa in modo da dire le cose in modo preciso. Cioè se non posso usare territorio, il territorio per esempio l'abbiamo fatto, se non posso usare rete per dire che voglio creare rete tra le società, allora forse il modo per non usarla è descrivere meglio quello che voglio fare. Capite qual è il punto? Cioè non è sì, è già nella frase in contatto c'è qualcosa di più, perché
Sì, perché dai l'idea che le persone di cui stai parlando hanno qualcosa da dare come contatto, ad esempio i numeri di telefono o le mail. Sì, cioè l'evitare la frase troppo generica ti costringe a fare un tipo di lavoro che può far saltare fuori una descrizione accurata della realtà. Sì. Fa conoscere un'attività comporta porta con sé l'idea di conoscenza. Anche questa è una descrizione interessante. Cioè, se io invece di dire appunto il mio progetto ha come scopo la promozione della musica nel territorio, se provo a dire quello che vorrei fare è far conoscere il valore del band che ho conosciuto nel quartiere, le capacità artistiche. Le capacità artistiche di quello che è. Non volete farlo, ok. Va bene, possiamo anche non farlo. Potrebbe partire da fischi, molti fischi dalla tribuna, però che nessuno si propone. Ma secondo me potremmo. potremmo dare un 5 minuti di tempo. Io lascio il microfono qua, no? Il controllo di questo qui. No, ma in realtà si può partiamo dall'ambizione di questo. Le ambizioni che abbiamo fatto questa mattina, quelle che abbiamo comprato. Partiamo da quelle. Abbiamo usato queste parole. C'è tutti. Sì, tutto. Assolutamente sì. L'ambizione, certo. Fate voi la vostra lista, no, mettendo le parole che io continuo a usare e di cui ovviamente non mi rendo conto. Mi presto volentieri. Io posso cominciare io. Dai. Mi chiedo però. Prendo spunto da quello che diceva lui di partire da quello che abbiamo scritto oggi. Quindi vi leggerei gli obiettivi, vi leggo gli obiettivi senza dire quello direttamente. Allora, aumentare la... aumentare l'interesse agli eventi proposti, creare dei laboratori sul tema,
aumentare le visite del sito, okay, aumentare l'attenzione dei pubblici come strumento di riscoperta dei luoghi. Poi coinvolgere l'area geografica limitrofa in modo informale, incrementare un atteggiamento propositivo e collaborativo del soggettività culturali, soggettività al posto di realtà, no? No, soggettività culturali, no, delle... sono associazioni, sono gruppi, sì, sono... associazioni. Associazione, allora, la cosa importante è che se scegli, cioè se non usi in realtà, fai una scelta, o sono associazioni, uh-huh, o sono partiti politici, o sono si entra nello specifico. Società, ex università, o sono imprese, cioè il non aver usato in realtà ti mette nella condizione di dover decidere molto più chiaramente cosa sono, magari sono imprese. E a quel punto decidi, ok. Sì, io prima volevo pensare a tutti, però adesso mi sto rendendo conto che quello che veramente volevo fare è parlare di imprese. Io ho preso una scelta, uh-huh, e ti assumi il costo di aver perso tutti gli altri, non ci pensi più e vai avanti come un treno sulle imprese. Okay. Magari, magari sulla questione della terza età. Sì, sì. Beh, sì, 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 no, è carissimo. Sono studenti fuori corso. Vabbè, io ho finito. Possiamo continuare. Però effettivamente su questo breve testo, sì, ho incontrato quattro parole. Ok, prima in attesa del secondo, perché non può finire così, vi do un elemento in più di realtà su questa cosa qui, che non vi ho detto all'inizio, pensavo di dirlo all'inizio, poi ho pensato no, prima magari li faccio scontrare con la crudeltà del giochino, glielo dico dopo. Allora, questo tipo di non col giochino, ma l'idea che ci sta alla base, personalmente, è il lavoro che faccio quando devo scrivere un comunicato stampa. Quando io scrivo un comunicato stampa, che è una delle cose che faccio, la modalità cerebrale è questa, cioè il modo in cui scrivo è cercare di non usare delle parole che non vanno bene, cioè cercare di scrivere in modo chiaro e cercare di evitare le parole che sono troppo presuntuose, che sono troppo difficili, che sono troppo settoriali, che sono troppo logore, che sono troppo abusate, che sono troppo metaforiche, che sono troppo belle nel senso poetico, perché non stiamo mica facendo poesia, stiamo scrivendo un comunicato stampa. Poesia la faccio in un altro contesto. Cioè mi impongo una serie di cose che non devo fare, perché non vanno bene, perché chi legge un comunicato stampa vuole avere delle informazioni, non vuole gustare quanto sono bravo a scrivere e vuole avere delle informazioni precise. Troverebbe irritante l'uso di termini troppo settoriali e questo mi costringe a stare attento ai testi che utilizzo per comporre questo comunicato stampa. Specialmente nei musei, ma sono sicuro che succede lo stesso nelle case editrici, nelle associazioni giovanili, nei giornali, eccetera. Molto spesso quello che si fa, e penso che sia statisticamente probabile che sia il tipo di lavoro che fate e che farete sempre di più in futuro, è comporre dei testi a partire da altri testi che avete già, no? Cioè avete dei testi di partenza e dovete comporre qualcos'altro. Allora, c'è un sacco di lavoro da fare su queste cose. Una delle cose che bisogna fare, ed è ovvio che tutti ne siamo consapevoli a livello così pratico, però sto cercando di portarla in superficie, no? È che molto spesso in questi testi di iniziali ci sono dei linguaggi, degli slogan, dei linguaggi settoriali, delle parole che hanno senso per chi in quel contesto, nel contesto di chi le ha prodotte, e che sono un po' poco comprensibili per chi le riceve. E il lavoro di traduzione spetta a te. Non ci si scappa, sei tu che devi farlo, no? E, allora, ad esempio, una cosa che succede, ad esempio, nei musei è che si compongono dei comunicati stampa a partire da testi che sono testi dei curatori. Perché il progetto scientifico della mostra è realizzato dai curatori o dagli archivisti, insomma, dalle persone che lavorano sulle collezioni. E queste persone
usano un certo tipo di linguaggio, ed è ovvio che usano un certo tipo di linguaggio, perché uno degli obiettivi del loro lavoro quando scrivono è quello di arrivare ad uno standard di qualità che è selezionato da chi fa parte del loro gruppo. Non puoi scrivere con un livello di precisione scientifica minore di quello che ti si aspetta, sennò vieni sanzionato dalla comunità, è ovvio. E uno dei modi per essere a quel livello è usare le parole giuste. Però queste parole giuste potrebbero non essere più quelle giuste nel momento in cui parli a tutti, perché non si capiscono, perché pur essendo precise magari sono troppo precise, no? Cioè i conservatori quando parlano del modo in cui un pittore dipinge usano il termine ductus, che è, se l'ho capito bene, la direzione che prende la pennellata. Non si può usare un termine di questo tipo in un comunicato stampa, perché il comunicato stampa viene ripreso dai giornalisti, molto spesso copiato di sana pianta, anche perché i giornalisti sono sempre di meno nelle redazioni e devono fare sempre più cose, e non possiamo rischiare che questa cosa passi così com'è, perché poi chi lo legge non capisce di cosa si sta parlando. Non solo, ma c'è una cosa ancora più subdola, e cioè che mentre molto di questo lavoro di precisione è giustificato da quello che dicevo prima, siccome i conservatori, i curatori come tutti sono esseri umani e non sono perfetti, a volte usano dei termini che sono molto precisi, ma per dei motivi sbagliati, no? E, ad esempio, non perché usano dei termini molto ben identificati, ma non perché descrivono bene in modo scientificamente accurato quello di cui stanno parlando, ma solo perché ci sono abituati, come tutti. E il linguaggio è questo, usare non è strano che facciano così, facciamo tutti così. Il punto è che dobbiamo esserne consapevoli. Ad esempio, i conservatori, il solito esempio che faccio sempre, Davide, anche questo se lo ricorderà, i conservatori usano molto la parola, il verbo. Avete mai visto? Questo è un tic dei curatori. È un tic linguistico dei curatori. Altre comunità, altri settori hanno altri tic linguistici. Io i miei, non è che dobbiamo fare la battaglia contro, adesso questo era il giochino, non è che dobbiamo stare lì a sterminare, il punto è esserne consapevoli e cercare per quanto possibile di non replicarlo. Cioè, perché in un comunicato stampa dobbiamo usare lo slogan dei curatori? Non è giusto, cioè non c'è una ragione vera se non la pigrizia, no? Per cui se nel documento, nel testo di partenza c'è scritto la mostra ha lo scopo di restituire la complessità dell'opera di XY, non è che siamo obbligati a usare questo tipo di frase, perché nell'italiano corrente non si parla così. Cioè, appunto, questo è il loro tic. Noi scriveremo questa mostra parla di, descrive, si confronta, indaga, cerca di far vedere, si può anche essere abbastanza semplici, però non restituire, no, cioè è un loro tic, appunto, va bene, non stiamo colpevolizzando nessuno, però non dobbiamo usarlo automaticamente, ecco. Va bene, allora, a meno che non ci sia qualcuno che muore dalla voglia di sottoporsi di nuovo al giochino crudele, passerei al successivo consiglio dello zio. Dove è finito il mio iPad? Sì. Che si è scelto per comunicare la propria realtà. È sbagliato, completamente sbagliato, diciamo, caratterizzare in modo in particolare il comunicato, e secondo te deve essere asettico, diciamo, contenere, diciamo, una serie di informazioni oggettive di cosa si tratta, le classiche 5W, diciamo, oppure si può dare anche, diciamo, un certo stile. Secondo me ti può essere neanche informativi e chiari, perché allora, la strategia alternativa che si può adottare è cui c'è riferimento è ovviamente questa. Siccome sappiamo che molti giornalisti non hanno le risorse, la forza
capacità di rielaborare quello che dicevano, sui tempi di pressione che sono sottoposte a piglia pubblica, no? Allora io cerco di confezionare qualcosa che esca così e quindi questo testo lo carico al massimo in modo da rappresentare al meglio la realtà di cui sto parlando, no? Quindi uso magari qualche superlativo in più, non è che di bugie ovviamente, però cerco di fare in modo che la cosa esca il più possibile. Allora, sì, certo limiti, questo discorso che può avere senso. Però starei attento a non farlo troppo, a non farlo troppo spesso, e personalmente se posso scegliere non lo faccio, questa cosa di sensibilità personale, perché penso che molti lettori si accorgano. Se lo carichi un po', poi passa esattamente così come l'hai scritto tu, molti sorridono, forse anche la maggior parte delle persone, però c'è sempre qualcuno a cui stona. E probabilmente sono per quelle persone che stona che ricostruiscono il processo. Cioè, questi hanno pompato l'evento, questi scemi del giornale che leggo l'hanno buttato fuori così com'è, e il ragionamento che fanno è non mi piace tutto questo, no? E questo tipo di persone non sono persone qualsiasi, sono persone che orientano opinioni di altri. Cioè, se sono stati capaci di ricostruire questa cosa qui, sono persone autorevoli. E io non mi giocherei l'opinione di persone autorevoli. Quindi non pomperei più di tanto. Cioè, certo, descrivere al meglio quello che fai, sì, però contare su questo effetto così moltiplicazione, caricando troppo le cose, non, potrebbe davvero avere un effetto controproducente. Invece se sei un po' più neutro, un po' più informativo, dai tutti gli elementi al giornalista per fare qualcosa di fatto bene. E se non lo fa e lo pubblica, almeno le informazioni. Poi nella pratica, questo tipo di ragionamento, io e i miei colleghi non abbiamo praticamente mai la libertà mentale, il tempo di farlo nella pratica. Cioè sono dei ragionamenti che fai una volta e poi cerchi di starci. Non è che quando scrivo un comunicato stampa mi pongo questo tipo di problema o mi faccio di nuovo tutta la paranoia mentale su queste cose, non ce l'ho il tempo per star lì e dire oddio, sto scrivendo in modo troppo caricato, potrebbe succedere che poi arriva così e qualcuno mi fa questo tipo di ragionamento. Cioè non è che lo faccio ogni volta, non ho il tempo di farlo, però ci deve essere un momento in cui ti fermi, fai un progetto, scegli il modo in cui scrivi, no? E poi via, e poi deve essere naturale. Ok, allora, prossimo consiglio dello zio. Aspetta, Chi ha visto il mio iPad? Ok. Allora, aspetta, Anche perché fra un po' dovrebbe esserci la terza citazione. Ah sì, qui è una cosa buttata lì. Leggere i giornali. Vabbè, sono sicuro che li leggete i giornali. Invece, allora, diminuire il numero di scelte. Questa personalmente è una cosa che faccio molto fatica a fare. Per questo, come per tutte le altre cose che vi sto dicendo, non so se è chiaro, non mi sogno minimamente di dire che io e i miei colleghi abbiamo tutto chiaro rispetto a queste cose qui. Sono degli obiettivi che ci si dà, cioè non è che sono tutte questioni risolte, magicamente risolte, e non si sbaglia mai. Quello che forse ho dalla mia parte è il fatto di essermici scontrato tante volte e di averle un po' più chiare. Allora, io da qualche anno ho abbastanza chiaro il fatto che ogni volta che ci sono troppe scelte di fronte, in qualche modo rimani fregato, perché l'energia, forse si può dire così, il numero di scelte che puoi gestire nell'arco di una giornata è limitato, perché ogni scelta è un dispendio di energia, no? E ogni scelta porta con sé la frustrazione che ha a che fare col fatto di aver perso le strade che non hai scelto, no?
cioè vai da una parte, quindi, non vai, quindi escludi tutte le altre. È il modo giusto di procedere, cioè bisogna fare delle scelte, però ti fa anche un po' soffrire, no? Perché quello che non riesci, quello che lasci da parte non lo segui. Allora, se ne fai troppe, perdi troppa energia. E se ci sono delle cose che si possono automatizzare, tra virgolette, evitando di fare delle scelte, perché non farlo? Ad esempio, se ci si può, mettiamo che abbiamo deciso di comunicare quello che fa la nostra associazione, la nostra casa editrice, su Twitter, no? Allora, se è possibile, organizzandosi, generare con un'ora di lavoro un giorno alla settimana, dalle 10 alle 10 e mezza, una ventina di lanci che hanno a che fare con i nostri contenuti e che poi vengono lanciati durante la settimana, perché non farlo? Certo, ovviamente non è quando ci sono gli eventi, non puoi farlo così, no? Però magari il museo per cui lavorate, la casa editrice per cui lavorate, l'associazione per cui lavorate, ha dei contenuti, un patrimonio sul quale si può informare. Allora magari su questa cosa si può creare una procedura e si può decidere, ad esempio, che una persona dedica un po' di tempo a tirar fuori dei contenuti sul patrimonio in un momento prefissato, che poi vengono sparati su Twitter durante la settimana. Magari è una scemenza, non attaccatevi all'esempio di Twitter. Quello che sto cercando di farvi capire è che ci sono delle cose che si possono automatizzare con una procedura, e questo ti evita di dover fare la scelta tutti i giorni: oddio, e adesso cosa mi vado a trovare per twittare? Attingo alla lista. Altro modo per diminuire il numero di scelte è delegare le funzioni, ovviamente, no? Cioè, ci sono delle cose che possono fare altre persone invece che tu, si possono far fare ad altre persone. E non è che assumendo il controllo di tutto si è più efficienti. Anche qui forse sto dicendo delle cose banali, però ve lo dico perché io mi sono scontrato con queste cose e insomma, mi sono trovato a dover fare i conti con questo problema. Nel momento in cui ci sono tante cose da fare, poche risorse e poco tempo, la tentazione di tenere tutto sotto controllo facendo il più possibile tante cose può essere una bella fregatura, no? Perché poi la quantità di energia che riesci a dedicare ad ognuna scende drammaticamente. Allora, costruire invece con le persone che lavorano con te delle relazioni positive, improntate al rispetto e alla chiarezza degli obiettivi, può permetterti di, non necessariamente da una posizione di coordinatore, non è questo il punto, ci si può suddividere il lavoro anche tra pari livello, ti può permettere di delegare ad altre persone le cose che magari facevi tu, e questo ti toglie delle scelte. Va bene, io direi che avrei... Sì, mi ero segnato qui altre cose, ma non esageriamo con lo ziismo. Mi nomino semplicemente il distinguere l'attività tra breve e lungo termine e non farle insieme, e poi andiamo avanti. Va bene, allora sono le 18.39, mancano 20 minuti e la cosa che vi avevo detto avrebbe preso la gran parte del nostro tempo non l'abbiamo nemmeno iniziata, cioè l'attività di la simulazione della costruzione di una mostra. Non so bene come interpretare questa cosa. Spero che quello che abbiamo detto finora... Era avanti? Sì, perché io avevo detto non andremo veloci fino a qua e poi è andata completamente a remengo tutto questo. Siamo arrivati fino a qua, vi ho addirittura imposto il giochetto crudele e non abbiamo fatto il giochetto bello. Non lo so, o la salti, perché è un po' ridicolo pensare di poter fare questa cosa in 20 minuti. D'altra parte spero che quanto abbiamo fatto finora sia stato interessante. O ci proviamo, oppure decidiamo che dedichiamo questi ultimi 20-10 minuti alle domande e abbiamo chiuso così. Vi va di fare un altro giro di domande o ci proviamo? Ci diamo, magari scopriamo 10 minuti, ci diamo mezz'ora e proviamo a fare questi due blocchetti. Dai, oh. Com'è? Magari appunto vi aspetto a Marta le mostre. Allora, beh, facciamo due gruppi, magari tutti qua, così riequilibri un po' questo gruppo qua.
Io vi assegno i ruoli e proviamo a fare una discussione. Magari è opportuno non stare troppo vicini, sennò ci si disturba. Per cui magari tutti questi qui potrebbero andare in fondo, voi rimanete qua. Proviamo a costruire un progetto di comunicazione di una mostra. Io vi dico i temi della mostra, voi fate l'ufficio comunicazione, vi do i ruoli, quindi c'è il responsabile della comunicazione, ma c'è anche il responsabile della didattica, la persona dell'ufficio mostre che spiega di cosa si tratta. E una volta che vi ho assegnato i ruoli, io faccio un passo indietro, voi utilizzate le cose di cui si è parlato e vi fate la vostra bella riunione cercando di elaborare un progetto di comunicazione per la mostra, ok? Allora, dunque, diciamo che voi siete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, allora, beh, magari potete anche candidarvi. Chi vuole fare la persona che ha sviluppato la mostra, cioè il curatore della mostra? Magari vi dico prima cos'è la mostra. No, aspettate, vi dico io prima cos'è la mostra. Allora, la mostra di cui dovete... Ok, allora, la mostra di cui dovete parlare è una mostra su Antonello da Messina, ma non è solo una mostra su Antonello da Messina, è una doppia mostra composta in parte da la classica mostra con i grandi capolavori di Antonello da Messina e poi parallelamente una mostra su giovani pittori italiani e internazionali che pur essendo giovani dipingono, quindi un po' con controtendenza rispetto al panorama internazionale, e dipingono ritratti. Ok? Quindi, esatto, quindi sì, magari non solo adesso, magari in questa parte più moderna, in questa parte più contemporanea può avere senso anche riprendere cose degli anni 80, ovviamente, deve essere una cosa unicamente puntata sulla contemporaneità, e quindi ovviamente l'idea è il ritratto di Antonello da Messina e il ritratto negli ultimi 20-30 anni, diciamo. Io non vi dico altro, lui fa il curatore, ci vuole un responsabile della comunicazione, Elisa? Ci vuole il responsabile della didattica? Gabriella? Didattica? Ok, ci vuole un project manager. Di questo, non so se ne avete parlato con Davide, penso di sì. La persona che assegna il budget, che tira le orecchie. Vuoi farlo tu? Dai, fallo tu e chi fa il... Comunicazione fai tu? Responsabile della comunicazione. Project manager... resta fuori, abbiamo parlato di membership prima, vi va qualcuno che si occupa di membership, ricerca nuovo pubblico, fidelizzazione del pubblico, vai. Tu sai cosa potresti fare? Potresti fare la persona dell'ufficio stampa, che siete un bel museo strutturato, tu sei responsabile della comunicazione e tu ti occupi di ufficio stampa in senso più pratico, cioè scrivi i comunicati stampa, chiami i giornalisti, organizzi la conferenza stampa, a te tocca il web. Sì. Bene. Ok, adesso vado da loro. Il budget della...